rappresentanti di tutti i più importanti quotidiani e settimanali sportivi d'Europa e degli organismi televisivi europei. Dunque Bravo 79, riservato a giocatori nati dopo il 1 gennaio 1955, vede al comando lo svizzero Sulzer del Grasshoppers con 94 punti, davanti a Bertles, un altro attaccante del Nottingham Forest, 93 punti, i due sono stati a confronto diretto ed ora ne parleremo. Poi Cunningham, il giocatore nero del West Bromwich Albion con 71, Altobelli, il primo degli italiani dell'Inter, 65 punti, più di così purtroppo non potrà fare. Poi Blagojevic della Stella Rossa di Belgrado con 59, la classifica completa potrete trovarla sul Guerin Sportivo in edicola la prossima settimana per completare. Adesso passiamo direttamente, come dicevo, alle immagini, cominciamo a parlare di quello che è successo e cominciamo a parlare dell'Inter. Per l'ultima volta cominciamo con la squadra italiana, è finita anche l'avventura dell'Inter, le sei squadre italiane non sono andate molto lontane, quattro eliminate al primo turno, poi il Milan e poi l'Inter. Sono già partite le immagini che si riferiscono alla partita dell'altro ieri, che ha visto la squadra nerazzurra resistere fino a 10 minuti dalla fine. Qui abbiamo visto anche una buona occasione per Muraro nel primo tempo, che è stato tutto sommato abbastanza equilibrato. È stata l'Inter che nella fase iniziale ha avuto anche un paio di occasioni, forse le migliori occasioni per quanto riguarda l'andamento del primo tempo. Poi ecco qui abbiamo un'immagine che si riferisce, viene poi mostrata nuovamente dalla regia olandese, a un episodio nell'area di rigore con un intervento di Giuseppe Baresi che comunque l'arbitro, che era lo svizzero Daina, non ha ritenuto punibile con il calcio di rigore. Dopo questo avvio abbastanza equilibrato, soprattutto nel secondo tempo, quando si è scatenata una vera e propria bufera con raffiche di pioggia e di neve, l'Inter a pochi minuti dalla conclusione ha perso la partita ed è uscita dalla scena delle coppe europee. Qui abbiamo visto un'azione condotta in tandem da Janssen e da Albert, provocata da un errore difensivo. Come al solito, la giovane età ha provocato anche qualche incertezza, qualche situazione abbastanza eliminabile, se si vuole, con un pochino più di esperienza, e quindi è stato ancora una volta il rammarico per errori dovuti a una certa leggerezza, forse con il passare del tempo, con l'esperienza, sono errori che potrebbero essere evitati. Ancora un buon contropiede per Muraro, come al solito molto pericoloso in trasferta, anche se va sottolineata la bella prova del centravanti Altobelli, che si è visto a tutto campo anche in fase difensiva. Molto spesso Altobelli è stato lì dietro ad aiutare i propri compagni. Senz'altro positiva la prestazione di Altobelli, confortato anche dal punteggio ottenuto nel Bravo 79. Ancora un'azione con Albert che impegna Bordon, pronto in questa circostanza alla uscita, con un calcio di punizione battuto dal capitano dell'Inter Bini. Abbiamo visto anche in questa azione Giuseppe Baresi, Fontolan che ha il numero 5. L'azione viene fermata prima che Muraro e Beccalossi possano proseguirla, c'era anche Altobelli sulla fascia destra. E qui ora seguiamo questa azione, siamo al 35esimo del secondo tempo, è Hofkens che va sulla sinistra, cerca spazio per il traversone, lo trova, tocca appena Bordon e Stevens batte il portiere interista. Ora rivediamo questa azione ricordando ancora una volta che in quel momento l'Inter era in 10 perché era stato sostituito Oriali, ma Chierico non era ancora pronto a entrare, appunto quella ingenuità che probabilmente è costata carissima all'Inter. Rivediamo l'azione, Hofkens, il cross, il tocco di Bordon, il gol di Stevens, Beveren batte Inter 1-0, Inter eliminata. E veniamo alla Coppa dei Campioni, in pratica un solo fatto abbastanza clamoroso, se vogliamo, la qualificazione del Malmo per le semifinali. Le squadre svedesi e scandinave in generale si trovano in difficoltà nella Coppa dei Campioni, nella Coppa delle Coppe, nella Coppa UEFA, in quanto il loro campionato finisce in pratica in autunno per ragioni climatiche. Ovviamente in questo periodo si trovano in fase appena di recupero per il prossimo campionato. Ciò nonostante, il Malmo è riuscito a guadagnarsi una semifinale, possono intanto cominciare a partire le immagini, mentre invece il Nottingham, che aveva fatto un bel bottino casalingo 4-1 sul Grasshoppers, ha confermato tutto sommato la sua superiorità e il fatto di poter essere considerata forse una delle favorite della manifestazione, andando a pareggiare sul terreno di Zurigo. Dirigeva Menegali e su questo traversone di Sulzer
vedremo che l'arbitro romano concede un calcio di rigore. Le prime immagini forse possono far apparire la decisione di Gianfranco Menegali un tantino frettolosa. Ecco l'intervento di Henderson su Herman, ma poi alla ripresa rallentata dimostrerà che in effetti la decisione è giusta. Henderson, che è il giocatore con il numero 2, il primo giocatore nero di colore che abbia giocato in nazionale inglese e è accaduto contro la Cecoslovacchia, ignora totalmente il pallone, in ritardo si butta proprio sull'avversario, lo fa cadere, lo sbilancia e gli impedisce di colpire di testa. Sta di fatto che è calcio di rigore, che è il 31esimo del primo tempo e che Sulzer con molta calma trasformerà battendo Shelton. Menegali era coadiuvato da Lanese e Delia in funzione di guardaline. Uno sguardo alla panchina, si torna sul campo dove Sulzer assesta la palla sul dischetto, ha di fronte Shelton, uno dei due portieri della nazionale inglese insieme a Clemens con il quale sovente si alterna. Menegali si allontana, ecco Sulzer, un cannoniere ticinese veramente interessante, poco più che 20enne, è suo il gol dell'1-0. La partita potrebbe rimettersi su un piano di teorico equilibrio, ricordiamo che all'andata il Nottingham aveva vinto per 4-1, ma passano soltanto 4 minuti e con una splendida azione riescono a pareggiare i giocatori inglesi. Ecco, su questo rinvio della difesa è Gemmill che sulla sinistra, il nazionale scozzese Gemmill, va a recuperare il pallone. Lancio in profondità molto bello, tocca appena Birtles per l'interessantissimo giovane Woodcock, anche lui molto giovane, ancora Birtles, traversone radente, O'Neill riesce a precedere tutti, a realizzare il gol del pareggio che in pratica sigla il risultato della partita, gol che possiamo comunque rivedere nella ripresa rallentata dalla quale si apprezzerà ancora meglio lo scatto di O'Neill e il suo cambio di passo per giungere in tempo utile sulla palla e toccarla quel tanto che basta per battere il portiere del Grasshoppers, Berbig. Rivediamo il lancio di Gemmill, il tocco appena di Birtles, il bello scatto di Woodcock, il suo passaggio smarcante a Birtles, lo scatto in profondità di Birtles e il suo traversone a rientrare. La palla non è controllata dal difensore, guardate come allunga e poi accorcia improvvisamente il passo O'Neill per toccare e battere il portiere Berbig. 1-1, Grasshopper eliminato e Nottingham qualificato come il pronostico voleva tutto sommato. Dinamo Dresda, Austria-Vienna 1-0, ma l'Austria passa il turno. Il gol, eccolo qui, è un calcio di rigore concesso dall'arbitro olandese Kaiser per questo fallo su un attaccante della Dinamo di Dresda. L'Austria di Vienna, che prima nella classifica del suo campionato e che l'anno scorso ha disputato la finale di Coppa delle Coppe, può andare in finale un'altra volta, questa volta in Coppa dei Campioni, quindi manifestazione più titolata. Vedremo naturalmente l'esito delle semifinali, per intanto si è guadagnato appunto le semifinali pur avendo perso con questo gol sul rigore al 42esimo del primo tempo che vediamo Riedel si appresta a realizzare. 1-0 per la Dinamo Dresda, ma Austria-Vienna qualificata. Entusiasmo del pubblico di Dresda. E da Dresda si passa a Malmo, dove nel primo tempo 0-0 il Malmo era stato battuto in Polonia dal Wisła per 2-1. Primo tempo 0-0 e poi addirittura al 13esimo del secondo tempo Kimčić riesce a segnare ancora un gol. C'è un errore della difesa svedese, il tocco a rete vincente del giocatore polacco. 1-0, sembrerebbe veramente che i giochi siano fatti in favore della formazione polacca che non naviga nelle migliori posizioni della classifica, addirittura quintultima nel campionato polacco dopo aver vinto lo scorso anno il titolo. E invece nell'arco di 25 minuti, vale a dire a partire dal 22esimo, i giocatori svedesi riescono a ribaltare totalmente la situazione imponendosi per 4-1. Traggono beneficio anche da due rigori, il primo lo vediamo sta per essere concesso per questo rude intervento tutto sommato forse inutile del portiere polacco ai danni di un attaccante che vediamo ancora a terra proteggersi le mani colpito. Si tratta di Cervin che più avanti segnerà anche un gol. Rivediamo l'azione. Il fallo del portiere appare abbastanza chiaro e, ripeto, forse inutile perché la palla sembrava poter essere controllata da giocatori polacchi. Sta di fatto che il rigore è concesso dall'arbitro tedesco Eschweiler e Lindberg lo trasforma. Eccolo, 1-1. Ed è qui a inizio la rimonta degli svedesi. Al 27esimo, vale a dire 5 minuti dopo, con una palla appena toccata di testa dallo stesso Lundberg su questa punizione che vediamo battere, si ha il 2-1. Ecco, la palla appena toccata finisce in rete ingannando un po' tutti. 2-1. E a questo punto i giochi sono pari. Ma passano ancora 5 minuti. Ecco, intanto rivediamo la ripresa rallentata di questa seconda rete svedese del Malmo. Ecco, Lundberg ha appena sfiorato la palla, quel tanto che è bastato per ingannare Kuri. 2-1. Dicevo, passano 5 minuti.
E viene anche il 3-1 che capovolge totalmente il discorso e qualifica in pratica il Malmo. Ecco il gran tiro, l'incerta parata, accorre Cervin e realizza 3-1. Cervin è il giocatore con il numero 10, quello sul quale è stato commesso il primo fallo. Ecco, vedete le condizioni del campo, la neve evidentemente appena spalata, è ancora inverno pieno in Svezia. Ed ecco il quarto gol, direttamente il rigore senza nemmeno vedere l'azione che lo ha determinato, Ljungberg doppietta, 2-4-1, qualificato il Malmo, eliminato il Wisła. E siamo passati alla partita fra Rangers e Colonia. Non è riuscito a Rangers quello che era riuscito nei confronti della Juventus, aveva perso per 1-0 a Torino, si è rifatta con un 2-0 in casa. Qui in casa contro i campioni di Germania c'è stato un pareggio per 1-1 che qualifica il Colonia e elimina praticamente il Glasgow Rangers. Ecco l'azione del gol, una serie di rimpalli finché con un abile colpo di tacco Dieter Müller, il centravanti, riesce a realizzare. Su un gol di astuzia di McLean dà l'1-1. Ed ecco finita in pratica la sintesi della Coppa dei Campioni. Vediamo quello che è successo oggi a Zurigo con il sorteggio per le semifinali che si giocheranno l'11 e il 25 di aprile. Le partite saranno Nottingham-Colonia, una sfida forse tra le due favorite, Austria-Vienna-Malmo. Ecco, adesso potremo vedere anche il cartello, ecco, Nottingham-Colonia, Austria-Malmo, e staremo a vedere quello che succederà. Intanto avrete già visto che con noi in studio Gianni Di Marzio, nostro consueto ospite e collaboratore in un certo senso, in quanto segue le partite all'estero, e questa volta ha visto Nottingham Forest, anzi meglio, Grasshoppers-Nottingham Forest. Vorrei sapere da te, Gianni, qualcosa, parlando anche di Bravo 79 a questo punto, di questa sfida tra i due centravanti giovani più interessanti forse in questo momento d'Europa, dando per scontato che Crankle forse è il più bravo, ma Sulzer e Birtles, ecco, o anche Woodcock, che tutto sommato è una punta anche lui. Ma in effetti io sono andato in Svizzera proprio per vedere questi due giovani campioni che sono un po' alle prime apparizioni a livello internazionale. Si pensa che l'inglese Birtles l'anno scorso giocava in terza divisione nella nostra Serie C ed è stato pagato appena 3 milioni e già quest'anno con un suo gol ha fatto fuori il Liverpool nella Coppa d'Inghilterra. Sabato scorso ha fatto 2 gol e ha permesso al Nottingham di vincere la Coppa. E questo è un ragazzo che è molto interessante, ancora in fase di maturazione, mentre lo svizzero, che poi è un ticinese come giustamente dicevi tu, mi ha fatto un'impressione per la verità più di maggiore maturità, sì, di maggiore maturità e anche di maggiore dinamismo, di maggiore potenza. Tutto un mancino, rassomiglia un po' al nostro Riva, ma ecco, più che Riva fisicamente ha in qualche movimento ricorda un po' Giorgio Chinaglia, sì, però diciamo che non è il Riva, che secondo me rimane sempre un attaccante. Non ti vorrei mettere nei guai, ma tu hai visto una partita diretta da una terna italiana. Sì. Come vanno gli arbitri italiani all'estero? Non me ne cali in particolare, in generale. Io adesso non sto allenando, quindi non ho bisogno di adulare nessuno. Ritengo invece che hanno arbitrato molto molto bene. Menegali benissimo, collaborato da questi due giovani di Lilia e Lanese, che erano molto concentrati e sono stati di un aiuto ineccepibile. Penso che non abbia sbagliato niente, quel rigore per me era nettissimo. Ecco, forse trovano all'estero gli arbitri italiani una serenità che il nostro campionato non gli permette di trovare. Sì, io l'ho visto arbitrare molto sciolto, come se fosse, non dico una gara di allenamento, ma senza complessi. Visto che sono uscite le squadre, vuol dire che ci saranno forse più arbitri italiani nei prossimi turni. Intanto direi di passare alla Coppa delle Coppe. Passiamo alla Coppa delle Coppe, dove insieme al Bevere, come abbiamo già visto, a spese dell'Inter, si sono qualificati il Fortuna, l'Ipswich, il Banike e il Barcellona. Barcellona proprio eliminando l'Ipswich. Possiamo far partire le immagini che si riferiscono inizialmente a questo incontro giocato in Spagna, dove il Barcellona ha rovesciato la sconfitta subita all'andata per 2-1 proprio grazie a quel gol segnato in Inghilterra. Avendo vinto per 1-0 ha potuto passare il turno. Ecco che vediamo Crankle con il tiro deviato sul palo e poi il portiere inglese che ferma la successiva azione. Ancora qui un'azione che parte da Neskens sulla destra. Neskens fa partire un lunghissimo traversone cambiando gioco da parte opposta, dove poi ancora Crankle su passaggio di Asensi mette in difficoltà il portiere inglese. E ancora è l'azione del gol di Migueli, ancora una volta su passaggio di testa, sul tocco di Crankle. Rivediamo questa azione, ancora traversone, Crankle fa la torre, ancora di testa al primo rimbalzo, Migueli al 39esimo realizza il gol della vittoria. Qui siamo passati all'incontro fra Branick e Magdeburgo, finito 4-2, è passato il Branick. Ecco il primo gol di Riegel al 14esimo del
primo tempo. Aveva vinto il Magdeburgo all'andata per 2-1. Adesso, con questo gol che stiamo rivedendo, il Banik di Ostrava si è portato in vantaggio al 14° per 1-0. Ecco il gol e il portiere Hein non appare felicissimo in questa circostanza. Vedremo poi anche in seguito altri interventi dei portieri non molto brillanti. Ed eccoci al momento del raddoppio di Albrecht. Siamo proprio allo scadere del primo tempo, siamo al 44°, è un finale di primo tempo molto forte per il Banik, che dopo aver segnato con Albrecht al 44° appunto il secondo gol che la porta in posizione di vantaggio, a questo punto passerebbe il Banik, ha ancora la forza per cercare di chiudere rapidamente nei primi 45 minuti la partita. Vediamo ancora questa azione, siamo proprio a un attimo dal fischio della conclusione del primo tempo, ancora Nemeth e questa volta ancora Hein è bravo a deviare sul palo, ma Nemeth si rifà subito dopo in apertura del secondo tempo realizzando al 7° questo gol del 3-0. Quindi chiaramente Banik tranquillo a questo punto, forse si sente troppo tranquillo, si rilassa e il Magdeburgo ne approfitta. Stiamo rivedendo l'azione che ha portato al terzo gol di Nemeth, ricordo siamo così al 7° del secondo tempo. Il Banik in vantaggio per 3-0 e quindi starebbe ormai in semifinale. Ma c'è questa reazione del Magdeburgo provocata anche da un certo rilassamento. Ecco Steinbach che fa filtrare un buon pallone per Sparwasser, nazionale della Germania Est. Sparwasser batte Michalik 3-1 e siamo al 24°. Rivediamo il bel passaggio filtrante di Steinbach. Pesca molto bene Sparwasser e Sparwasser realizza quasi dal dischetto. Passano 5 minuti e ecco questa bellissima azione di Pommerenke, altro nome famoso della nazionale della Germania Est, fatto da solo, si allarga, poi stringe in area di rigore e trova anche lo spazio per il gol. Siamo al 3-2 al 29°, mancano 16 minuti alla fine, a questo punto si è rovesciata la situazione, passa il Magdeburgo per il computo dei gol doppi in trasferta. Rivediamo la bella azione di Pommerenke, merita veramente di essere rivista, tutta personale, poi c'ha un felicissimo controllo nonostante abbia due avversari di fronte e trova ancora il gol. Rabbiosa reazione del Banik e al 41° Riegel trova il gol del successo. C'è la respinta di Hein, poi Nemeth, appoggio per Riegel e gran tiro di Riegel, ancora una volta dal limite. È un grosso festival questo delle coppe, dei gol da lontano, dei gol da fuori area di rigore che, ripeto ancora una volta, rivalutano molto la prestazione dei nostri portieri, soprattutto Dino Zoff, che era stato così ingiustamente criticato a Buenos Aires. Ecco ancora il gol di Riegel, 4-2 per il Banik. E qui siamo passati in Svizzera per vedere Servette Fortuna. L'andata fu 0-0, ma la squadra tedesca del Fortuna passa subito in vantaggio su calcio d'angolo ed è Bomet che segna calcio d'angolo battuto da Klaus Allofs. Siamo al 5° minuto e il Fortuna gela, per così dire, le ambizioni della squadra svizzera. Rivediamo ora l'azione del calcio d'angolo battuto da Klaus Allofs. C'erano due Allofs in campo, questo è Klaus Allofs e il gol è di Bomer. L'1-0 mette quasi al sicuro il Fortuna, che può così tranquillamente controllare la partita anche del pareggio e quindi poi sull'abbrivio del pareggio a un eventuale altro gol. Ma questo gol realizzato da André, che vediamo col numero 10, ecco l'azione del gol di André, arriva soltanto al 35° del secondo tempo, quando forse è troppo tardi, anzi in realtà è troppo tardi. Il Fortuna può soltanto pareggiare 1-1, ma con lo 0-0 dell'andata, gol doppio che premia il Fortuna, che passa in semifinale, eliminata la squadra svizzera, così come era stato eliminato il Grasshoppers nel torneo di Coppa dei Campioni, eliminato il Servette in Coppa delle Coppe. E allora vediamo il quadro completo. Il sorteggio di oggi a Zurigo ha dato questa situazione per quanto riguarda gli abbinamenti della Coppa delle Coppe. Abbiamo Fortuna contro Banik e Barcellona contro Beveren. E possiamo passare all'ultimo torneo, quello della Coppa UEFA. Qui c'è da registrare un record, un doppio record da parte della Germania occidentale,
che ha piazzato ben 5 squadre nei 3 tornei, di cui 3 addirittura tutte in un girone, in un torneo per l'appunto quello della Coppa UEFA, dove abbiamo 3 squadre tedesche, le altre sono ovviamente una ciascuno in Coppa dei Campioni e in Coppa delle Coppe. Da notare che le squadre tedesche hanno fatto veramente il pieno, 5 squadre, una soltanto eliminata, ci sono altre 7 nazioni rappresentate nelle semifinali degli altri tornei e queste 7 nazioni hanno ciascuna una squadra, mentre la Germania ha 5 squadre presenti ancora nelle semifinali. Dunque passiamo alle immagini. Cominciamo a vedere proprio una squadra tedesca, l'Hertha di Berlino, che ha vinto contro il Dukla, che aveva eliminato il Lanerossi Vicenza nei primi turni. Il primo turno, facciamo partire le immagini, ecco il Dukla in maglia gialla che va in vantaggio al 21esimo con Neoda. Ecco il gol di Neoda. Sentite anche sottofondo l'urlo del telecronista cecoslovacco, quindi non è vero che siamo noi latini a esaltarci troppo per le azioni dei gol, anche i più freddi e compassati nordici fanno ugualmente. Qui c'è invece un silenzio glaciale perché abbiamo visto il pareggio del danese Hagenbeck, che gioca nelle file dell'Hertha. E qui c'è un'azione di Fiala che invece viene fermata. Poi ancora un'azione di attacco della squadra del Dukla, che ha molto premuto ma non ha avuto, bisogna dire, molta fortuna in certe circostanze in cui è andata vicinissima al gol mancandolo. Ancora un'altra azione con Neoda, questa volta il cui tiro è bloccato, un tiro piuttosto debole nella circostanza, anche se è scoccato da ottima e felicissima posizione. E poi invece al 12esimo del secondo tempo c'è il gol di Milevski, che aveva segnato 4 gol nella precedente partita di Coppa. 2-1 passa l'Hertha di Berlino, eliminato il Dukla. Qui stiamo vedendo Honved Duisburg, finita per 2-3, ha vinto il... finita per 2-1, era finita 3-2 all'andata per il Duisburg, che... dunque sicuro di questo successo fuori casa, aveva poi segnato al 36esimo il gol con Bussers, che stiamo rivedendo, e a questo punto aveva vinto fuori casa 3-2, è passato in vantaggio e ha chiuso il primo tempo per 1-0, ha veramente rallentato, consentendo alla squadra ungherese della Honved in maglia rossa di rifarsi nel secondo tempo, soprattutto nei minuti finali, quando ormai il risultato era scontato, più che il risultato era scontato l'esito della qualificazione, e quindi l'Honved è riuscita prima a pareggiare con questa azione con Pozzic, che vedete un'azione abbastanza simile a quella del gol di O'Neill di prima, c'è un'azione che si sviluppa sulla sinistra, il cross e poi la conclusione di Pozzic, che è molto libero, praticamente solo davanti alla porta ormai sguarnita col portiere uscito. Questo gol di Pozzi, che è venuto al 39esimo, 4 minuti dopo, al 43esimo, Pal realizza anche il gol della vittoria dell'Ombre, una vittoria inutile perché il Duisburg, per i 3 gol segnati in trasferta, ha superato il turno. Rivediamo ancora l'azione dell'ultimo gol ungherese di Pal. Il West Bromwich Albion doveva recuperare un gol che aveva subito a Belgrado nella partita d'andata con la Stella Rossa, e al 41esimo del primo tempo ci è riuscito con una splendida realizzazione di Regis, che con Cunningham costituisce la coppia degli attaccanti di colore di questa squadra di Birmingham. Ecco l'azione che si sta sviluppando e che vedremo concludere appunto da Regis con una bella girata. 1-0 dunque al 41esimo, ecco il gol, e sembra gioco fatto forse, quantomeno la possibilità di disputare i tempi supplementari, perché il risultato resta così inchiodato fino al 42esimo della ripresa, quando la Stella Rossa, specialista nello sfruttare gli ultimi minuti di gioco, che ha già capitato molte volte, trova questo splendido gol in contropiede con Sestic. 1-1, Stella Rossa qualificata, West Bromwich Albion eliminato. Quindi una sola rappresentante inglese resta in lizza nelle 3 coppe, si tratta del Nottingham che abbiamo già seguito. Qui il Borussia Mönchengladbach fa fuori il Manchester City, aveva pareggiato l'incontro d'andata per 1-1, vince per 3-1 l'incontro di ritorno, la squadra che aveva eliminato il Milan è fuori dalla mischia. Qui vediamo un palo colpito nei primi minuti di gioco dal Manchester City, soltanto al 45esimo minuto del primo tempo il Borussia riesce a sbloccare la situazione. Nel Manchester ha giocato anche Deina,
Questo è il centravanti Henry che ha colpito il palo. Ha giocato anche Dejna, il polacco Kazimir Dejna, che era capitano della nazionale polacca, che è stato acquistato dal Manchester nello scorso autunno e che prima di 3 mesi per regolamento internazionale non ha potuto giocare nella Coppa UEFA. Lo ha potuto fare soltanto questa volta, ma non ha portato particolare fortuna. Grande azione di Linen.